Una piattaforma Amazon dedicata esclusivamente ai prodotti abruzzesi all'interno di un'altra nazionale dedicata ai prodotti italiani. Siamo qua oggi molto contenti di firmare questo protocollo di collaborazione insieme alla Regione Abruzzo per supportare l'internazionalizzazione e la digitalizzazione delle PMI attraverso una vetrina dedicata esclusivamente ai prodotti abruzzesi. Con dei corsi di formazione per le aziende che vogliano accedere a una reale internazionalizzazione delle loro attività. Gli accordi sono soprattutto focalizzati su attività di formazione che verrà rilasciata assolutamente in maniera gratuita e con la collaborazione della regione per disseminare anche con la collaborazione delle associazioni di categoria questa opportunità e raggiungere più possibilmente un numero ampio di aziende. Saranno attività sia online, quindi di webinar, sia dei bootcamp di 2 giorni, quindi intensivi, dei mini master dedicati all'internazionalizzazione e alla digitalizzazione. L'80% dei contenuti di questi corsi in realtà parla di marketplace in generale, di e-commerce e non di Amazon, proprio perché poi l'azienda deve essere libera di poter scegliere qual è il canale di vendita che è meglio per le sue attività. Il tutto a una settimana dall'inaugurazione del nuovo stabilimento Amazon in Abruzzo. Io spero che possa essere colto e che questo accordo con Amazon possa dare frutti, un accordo importante già di per sé. Voi sapete, tra pochi giorni andremo a inaugurare lo stabilimento, uno stabilimento che nei 3 anni prevede di impiegare 1000 persone solo direttamente all'interno dello stabilimento, quindi è tolto l'indotto, ma siamo sicuri che già questo obiettivo verrà raggiunto ben prima dei 3 anni e quindi è già, diciamo, una presenza, un accordo importante quello che abbiamo fatto con Amazon per l'economia e per i posti di lavoro. Questa collaborazione nasce dall'opportunità di diffondere sempre più vicino alle aziende le opportunità di formazione. È una collaborazione quella della creare una vetrina di prodotti Made in Italy che nasce insieme a ICE e anche con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, con cui abbiamo fatto anche un evento il 30 maggio dello scorso mese. E l'occasione ovviamente di questo protocollo ci deriva anche dal fatto che a breve aprirà la nostra sede di San Salvo e quindi avvicinarci al territorio per noi è un momento importante. Significa questo ingresso su questa piattaforma? Significa avere molta visibilità sia a livello nazionale che internazionale, soprattutto una garanzia per i clienti e per le imprese vendere su Amazon. Non è la prima volta? No, noi siamo 2 anni già che collaboriamo con Amazon.